Si parla tanto di ansia, ed è sempre bene parlarne perché è l'emozione cardine di diversi disturbi molto diffusi e potenzialmente molto invalidanti. Uno studio sui disturbi mentali che ha visto la collaborazione di OMS e Università di Harvard, a cui hanno partecipato 6 paesi europei, tra cui l'Italia, ha fornito dati sconcertanti. Circa 3 milioni e mezzo di persone adulte hanno sofferto di un disturbo mentale nell'arco di 12 mesi. Di questi quasi 2 milioni e mezzo hanno presentato un disturbo d'ansia. Molti si chiedono quindi come si possa combattere l'ansia. Prima di tutto, cos'è l'ansia? Si tratta di una emozione di base caratterizzata da un vissuto diffuso e pervasivo di minaccia incombente, apprensione e preoccupazione senza necessariamente un riferimento a situazioni specifiche. Causata spesso da eventi vaghi, futuri, situazioni percepite come potenzialmente minacciose. Questo per lo più a seguito di una valutazione cognitiva erronea o immaginaria rispetto alle proprie capacità di saper fronteggiare gli eventi temuti. Le persone ansiose sperimentano la paura di potenziali sciagure che potrebbero accadere in un futuro prossimo, ma che in realtà potrebbero non accadere mai. L'ansia è un fenomeno normale, che comporta uno stato di attivazione dell'organismo quando una situazione viene percepita soggettivamente come pericolosa. Si rileva fondamentale quando è importante attivarsi per affrontare un pericolo. Solo quando tale attivazione supera certi limiti può diventare patologica. Cosa succede nel corpo quando si attiva l'ansia? Prima di vedere come combattere l'ansia, vediamo cos'è che la rende fastidiosa. Il corpo della persona ansiosa inizia a produrre velocemente energia perché possa essere utilizzata al meglio per fronteggiare i potenziali pericoli. Il cuore batte più velocemente per permettere una maggiore ossigenazione di muscoli e tessuti, il calore del corpo aumenta insieme al metabolismo e al consumo di ossigeno, aumenta la sudorazione per bilanciare l'aumento di calore, la frequenza respiratoria aumenta e il respiro diventa più superficiale per portare maggior quantità di ossigeno, con possibile sensazione di sovraccarico al torace, i muscoli grandi entrano in tensione, pronti a scattare, la digestione si blocca per garantire miglior afflusso di sangue ai muscoli, aumenta la pressione sanguigna, aumenta la produzione degli ormoni dello stress quali cortisolo e adrenalina. Ecco spiegati i sintomi corporei che possono sperimentare a diversi livelli di intensità le persone che soffrono di stati ansiosi. Una risposta assolutamente adattiva di una macchina perfetta qual è il nostro corpo. Ancora, come gli animali e l'uomo primitivo, deve decidere se scappare o lottare contro il pericolo. Il problema è che oggi noi viviamo in un ambiente molto complesso. Se il nostro sistema nervoso è ancora in parte simile a quello degli animali meno evoluti, la nostra mente è capace invece di spaziare dal passato al futuro. Può quindi attivare il nostro sistema di allarme anche non di fronte a pericoli reali, ma a scenari futuri ipotetici che possono non realizzarsi mai. Questi possono però persistere per lunghi periodi nel nostro immaginario. Come combattere l'ansia? Da tutto quello che abbiamo visto si può dire intanto che l'ansia non sia tanto qualcosa da combattere, quanto piuttosto da conoscere e imparare a modulare. Il primo passo è sapere cos'è e come si manifesta, in modo che gli stati corporei sperimentati non portino all'innescarsi della paura, esacerbando l'ansia stessa. Cosa può aiutare quando si soffre di ansia? Quando l'ansia non ha le caratteristiche di un vero e proprio disturbo, si può iniziare a utilizzare tecniche di rilassamento, molto efficaci nel bilanciare i livelli di attivazione del corpo spostando l'equilibrio psicofisiologico da uno stato di attivazione ad uno stato di rilassamento, fare sport, perché aiuta a scaricare i livelli di energia prodotta, imparare a meditare e ad essere consapevoli del momento presente, approccio mindfulness. Allenare la mente alla consapevolezza aiuta a controllare e ridurre le emozioni negative e a conoscere e osservare le modalità di funzionamento della nostra mente, curare il sonno. L'ansia può essere amplificata dalla perdita di sonno, la cui qualità è ormai dimostrata molto importante per la nostra salute mentale, curare la qualità dei rapporti personali e il sostegno sociale. Quando l'ansia raggiunge livelli di intensità più estremi e non controllabili dalla persona, sfociando in un vero e proprio disturbo d'ansia, occorre un intervento professionale. Acceptance Commitment Therapy per affrontare l'ansia. Le persone che soffrono di ansia, panico, paure, pensieri catastrofici, rimugini o si sentono frustrate, danneggiate, limitate e con aspettative catastrofiche rispetto al proprio futuro. Tutto questo porta le persone a cercare in ogni modo di liberarsi dall'ansia. L'approccio Acceptance and Commitment Therapy, ACT,
parte invece proprio dal presupposto che l'ansia è parte della vita e non deve diventare l'intera vita. Ciò significa imparare a non lottare continuamente contro l'ansia, continuando ad alimentarla ulteriormente. Questo per fare in modo che l'ansia non sia continuamente in primo piano e non impedisca di continuare a percorrere il proprio percorso verso quello che si vuole davvero. Questo approccio insegna sostanzialmente a lasciare andare quello che non si può controllare e riprendere il controllo invece di ciò che si può controllare. Spesso non possiamo controllare i pensieri che si affacciano alla nostra mente, ma abbiamo invece possibilità di scelta su come ci relazioniamo a loro. Possiamo scegliere di lasciarli passare e sperimentarli semplicemente per ciò che sono: pensieri, sensazioni, ricordi. Non si tratta di combattere l'ansia meglio o con più forza, ma di cambiare il modo in cui ci si relaziona ad essa. Si può imparare ad accettare con gentilezza e compassione l'ansia e i pensieri che la accompagnano, riducendone così la carica negativa. Scegliere di smettere di combattere con l'emozione negativa e impegnarsi in azioni concrete e costruttive. 7 mosse per liberarsi dall'ansia. Robert Leahy nel suo libro del 2007 concretizza e riassume molti di questi concetti in 7 mosse per liberarsi dall'ansia. Dopo aver compreso come funziona e cosa porta ad intensificare l'inquietudine e l'ansia, è bene stabilire quando serve preoccuparsi e quando no, accettare la realtà e impegnarsi per il cambiamento, mettere in discussione il proprio stile di pensiero dominato dall'inquietudine. Concentrarsi su quella che è la minaccia più profonda, trasformare il fallimento in opportunità, usare le emozioni invece di preoccuparsene, assumere il controllo del tempo. Come combattere l'ansia? Questa è una delle domande più frequenti a cui uno psichiatra o uno psicologo si trova a dover rispondere nel suo ambulatorio. I disturbi d'ansia sono infatti molto frequenti nella popolazione generale e, se non adeguatamente trattati, possono portare ad un deterioramento della qualità della vita e una riduzione del funzionamento. Essa svolge, infatti, diverse funzioni importanti per noi. Livelli normali o moderati di ansia ci permettono ad esempio di arrivare puntuali al lavoro, prepararci ad un esame o ad un colloquio, affrontare una partita, occuparci di quello che riteniamo importante. Persino un'ansia molto forte può fungere da importante meccanismo di difesa. Se pensiamo ai nostri antenati, milioni di anni fa, in un mondo preistorico nel quale erano presenti molti pericoli che minacciavano la sopravvivenza della specie, era fondamentale stare allerta per individuare ogni piccolo segnale che potesse rappresentare un pericolo. L'ansia è quindi un'emozione fondamentale per la sopravvivenza. L'ansia è fondamentalmente un'emozione che ci avverte di un possibile pericolo futuro. E, alla luce della storia evolutiva della nostra specie, possiamo quindi affermare che l'ansia ha salvato i nostri progenitori. Se infatti la nostra specie è arrivata fino ad oggi, il merito è anche di questa sensazione primordiale e istintiva di difesa e di anticipazione del pericolo. Oggi per fortuna non siamo più esposti al rischio di essere assaliti da tigri affamate in ogni angolo. I pericoli dell'età moderna sono cambiati, e la stessa reazione di ansia che si attivava nei nostri primitivi antenati, si presenta ora in noi per stimoli diversi. Gli stimoli sono diversi, ma le sensazioni emotive sono le stesse. I sintomi dell'ansia sono diversi e spiacevoli e coinvolgono sia i nostri stati mentali interni, ad esempio il pensiero, sia sensazioni corporee. Tra i sintomi dell'ansia possiamo osservare rimuginii, sensazione di pericolo, pensieri rivolti al futuro, aumento di frequenza cardiaca, aumento della pressione arteriosa, sudorazione, i sudori freddi, aumento della frequenza del respiro, sangue deviato verso i muscoli diventano tesi e pronti all'azione, diminuzione della produzione di saliva, bocca secca, rallentamento della digestione. Lo sviluppo delle psicoterapie di terza generazione ha portato allo sviluppo di modalità diverse di gestione dell'ansia. Secondo questi sviluppi, infatti, ciò che ci mantiene in uno stato di sofferenza non è tanto l'ansia in sé, quanto piuttosto i nostri tentativi di non sentirla, di evitarla, di annullarla. Ecco che allora, paradossalmente, il modo migliore per combattere l'ansia è smettere di combatterla. Capita spesso infatti che le persone cerchino di combattere l'ansia evitando luoghi, persone e situazioni potenzialmente ansiogene. Il problema però è che evitando, riduciamo sempre più la vita e le sue possibilità, ad esempio non presentandosi ad un esame o ad un colloquio, evitando situazioni non conosciute, fino a non uscire di casa. E più evitiamo, più stiamo male, e quell'ansia diventa sempre più un demone dentro di noi. Evitare si rivela utile a combattere l'ansia nel breve periodo, ma nel lungo periodo ci porta a peggiorare la situazione. Infatti ciò che ci faceva prima ci fa sempre più paura,
iniziamo ad avere paura della paura e così facendo è l'ansia che prende il controllo della nostra vita. Il nostro tentativo di combattere l'ansia diventa il problema. Secondo la teoria di Wells, l'ansia può trasformarsi in un sintomo psicologico rilevante. Nel contesto del circolo dell'ansia, si verificano interpretazioni erronee degli eventi fisici e mentali che contribuiscono ai disturbi d'ansia. Queste interpretazioni errate portano a considerare come minacce situazioni che in realtà sono innocue. Si instaura così un circolo vizioso in cui uno stimolo viene interpretato come pericoloso, scatenando l'ansia e sintomi somatici che a loro volta vengono erroneamente interpretati come ulteriori segnali di pericolo. Le persone affette da ansia spesso cercano di evitare situazioni temute, ma questa strategia può finire per alimentare ulteriormente l'ansia anziché ridurla. Inoltre, la concentrazione eccessiva sulle sensazioni corporee può portare a interpretazioni distorte dei sintomi. Una possibile strategia per affrontare l'ansia è quella di distrarre l'attenzione da ciò che spaventa, concentrandosi su pensieri rassicuranti o immagini serene. Un paziente disse che l'ansia lo distruggeva internamente in quanto il suo stato emotivo era completamente annichilito dalle diverse situazioni. Poi aveva capito che ciò che diceva era direttamente collegato a ciò che viveva. Capito ciò, il suo stato emotivo cambiò, non vide più l'ansia come un elemento castigatore ma neanche come un'ombra in quanto aveva rimosso a livello subconscio che essa esisteva in principio. Tornato dal suo medico gli disse: oggi ho avuto un po' d'ansia ma dopo ho visto il sole. Il medico gli disse: allora continua a vederlo, adesso sei tu il protagonista.